Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi sono qua per farvi una recensione, la recensione del manga Tarantaranta di Yoko Maki, edito da Planet, in completa in due volumi, a prezzi di 4,30 euro volume, che ho pagato alla Città dell'Usato 50 centesimi l'uno. Pubblicato in Giappone dalla Shueisha, è uscito intorno al 2005, mi pare di aver letto su internet. È uscito nel 2009 in Giappone, fra gennaio e febbraio 2009. Allora, queste sono le due copertine, sono molto carine, il tratto non mi dispiace, vi faccio vedere un attimo il tratto all'interno. Il tratto è molto carino, tipico da shoujo, con gli occhioni e tutto quanto. Quindi, appunto, come ho già detto, è uno shoujo a carattere sentimentale, scolastico, commedia e slice of life. Vi parlo un attimo della trama. La nostra protagonista è questa ragazza, Hikaru, che dopo la morte del fratello avvenuta 2 anni prima, decide di andare alla ricerca della felicità. Tiene un piccolo quaderno in cui si appunta alcuni, diciamo, un piccolo elenco delle cose che potrebbero o che dovrebbero renderla felice. Inizia il suo primo anno al liceo e quindi decide di cambiare totalmente vita a partire dalla pettinatura e tutto quanto. E in questa scuola, oltre al suo amico d'infanzia che la seguirà ovunque, incontrerà questa ragazza, Nene, di cui diventerà molto amica. E questo è un piccolo gruppetto di ragazzi, in particolare, vabbè, questo è il suo amico d'infanzia, poi in particolare questi due ragazzi che sono Jun e Miki. Un manga un po' strano, che non ha, cioè sì, ha una trama delineata, ma un finale poco chiaro. Un manga molto, forse troppo sbrigativo, dopo tutto sono solo due volumi, che non mi sento affatto di consigliare. Da quello che ho capito, della stessa autrice, questa stessa mangaka ha scritto anche Il mio diavolo custode. Da quello che ho sentito, un manga molto bello. Però questo sinceramente non mi è piaciuto granché, pensavo meglio. Beh, alla fine è un tipico shoujo, però rispetto ad altri forse più sbrigativo e strano, soprattutto nel finale non si capisce assolutamente nulla. All'interno della storia verranno presentati tantissimi altri personaggi, di cui solamente di uno verrà spiegata la reale situazione familiare, tutto quanto, comunque il carattere, eccetera, ma di altri rimarrà tutto lasciato un po' lì in sospeso, quindi anche per questo non mi ha soddisfatto più di tanto. Però sì, uno shoujo carino, nel senso che una cosa molto leggera per magari staccare da qualcosa di più pesante. Ma a parte questo, non è nulla di imperdibile. Quindi, Tarantaranta, uno di due, due di due appunto, edito da Planet di Yoko Maki, al prezzo di 4,30 euro volume, ma che io ho preso appunto, ribadisco, la Città dell'Usato, 50 centesimi l'uno. Ok ragazzi, io spero che questa recensione sia stata di vostro gradimento e io vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.